La Louisiana ha perso oltre 2.000 miglia di terra costiera dal 1930. Anche l'isola Avery, dove facevano la famosa salsa Tabasco, adesso è a rischio. L'LSU, Centro degli Studi per il Fiume, e i loro partner hanno fatto un enorme modello di 3.000 metri quadrati che costa 18 milioni di dollari per tracciare il corso del fiume Mississippi e che spinge i sedimenti con l'uso di sabbia leggera per trovare degli indizi di come fermare l'erosione. Questo modello, costruito con 216 pannelli piani di polistirolo ad alta densità, scavati per uguagliare il passaggio con tolleranza di dati millimetrici. Quindi lo stato della Louisiana in realtà è praticamente piatto e il punto più alto è di circa 160 metri sopra il livello del mare. Tuttavia questa parte non si trova nella loro mappa ed inoltre hanno mappato il lago Pontchartrain, che al 100% è piatto, addirittura più piatto dell'olio di oliva. Bene, lo sapete. E sappiamo semplicemente che questo non è vero, perché i signori globisti che sono stati là d'estate con strumenti sofisticati e calcoli precisi hanno voluto mostrarci che il lago Pontchartrain è più curvo della curvatura della Terra. Tuttavia il modello della LSU è completamente piatto e tutto ciò probabilmente causa alcuni errori nei loro calcoli di erosione per salvare lo stato della Louisiana. Il modello è stato usato per prevedere dove saranno spinti i sedimenti, nelle aree dove dovrebbero finire dal fiume Mississippi. Ma finché i calcoli siano corretti, il Mississippi dovrebbe spingere i sedimenti contro la gravità per 2 miglia intere e dovrebbe essere un po' più lento di quello che hanno previsto nel loro modello, se non depositare i sedimenti in località sbagliate, causando drastici errori di calcolo. Ho modellato questo in scala per farvi vedere la traccia dei sedimenti del Mississippi, che non sarà accurata nel loro modello perché dovrebbe scorrere contro la gravità per 2 miglia. Hanno usato i pannelli di polistirolo piatti, ma il loro modello avrebbe dovuto essere curvo, come questo. Sfortunatamente ci sono degli scienziati scrupolosi chiamati terrapiattisti che danno alcuni suggerimenti come perché non ruotare la Terra per farla funzionare, ma ci dicono che se fanno ruotare la Terra l'acqua cade via. Penso che queste persone non possono essere serie. La realtà è che serve prendere un punto d'inizio ed uno della fine per la percentuale di curvatura fra questi due punti. E adesso si può determinare quanta acqua deve andare contro la gravità per proseguire il suo corso. Ora, alcuni terrapianisti affermano che va bene se il modello è piatto, semplicemente perché la gravità influisce sul modello con una gamma minima rispetto alla Terra vera. Ma questo semplicemente non è vero, perché sappiamo che la gravità attira in basso allo stesso modo, verso il centro della massa della Terra. Tutti sappiamo questo, la gravità ha effetto sulla piuma e sulla palla allo stesso ritmo. Veramente alla gravità non interessa la grandezza o la massa dell'oggetto, e qui smantellano nuovamente la loro teoria, confutando anche le loro nozioni, perché la gravità in realtà riguarda galleggiamento e densità. Ma queste persone da dove arrivano? Ora, molti terrapianisti che hanno preso il Nilo stendendolo dalla Tanzania all'Egitto verso nord dicono che il Nilo dovrebbe salire sopra una collina curva. Ma vedete, la Terra è Terra. Sia che la percentuale di curvatura possa essere collina, una montagna, una grossa altura che si stira per miglia, va gradualmente in su. Ma l'acqua non importa, ok? Semplicemente non importa. Questo è quello che arriva nella mente delle persone che non hanno studiato, che probabilmente non sono state nelle università abbastanza affinché la scienza penetrasse dentro, giusto? Per il Nilo è facile. Tutto quello che si deve fare è prendere la velocità più la rapidità del fiume, calcolare il tempo di come si muove il fiume con i metri cubi medi della profondità su 100 chilometri, e poi si divide questo numero, la media, con la lunghezza totale del fiume. Quindi si fa la radice quadrata di 33 gradi e si divide tutto questo con 18,01528g/mol. Mol sta per molecole, ovviamente. E così abbiamo che il Nilo viaggia il suo corso dove la massa è in grado di contrastare la gravità, che fa resistenza andando sulla collina. E succede anche qualcosa di interessante se vogliamo tener conto del fiume Nilo come unità di massa. Se adesso va verso la collina, o la percentuale di curvatura della Terra, è anche una unità di massa che tira se stessa per tutto il tempo attraverso il continuo movimento correndo verso nord. Voglio dire, è abbastanza semplice e adesso molte persone possono capire, a meno che la Terra non sia piatta, ovviamente. Saltiamo al centro di studi LSU e scopriamo i loro errori. E così salviamo la Louisiana. Qui è Mike, mettete il like e iscrivetevi.
Questo me lo hanno inviato oggi. Qui è il personale militare. Abbiamo studiato l'effetto Coriolis, ma non viene mai messo in pratica. Semplicemente esiste nei calcoli, ma non si applica nel mondo reale. Si può applicare nel modello rotante, certo, perché il modello sul mio tavolo è vero, sul modello da tavolo del globo, ma non al suolo dove mi trovo adesso. E questo lo abbiamo sentito tante volte dal personale militare, ma queste persone del centro studi LSU non hanno modellato la percentuale di curvatura della Terra nel loro modello. Perché? Perché sono bugiardi. Questi scienziati sanno che la Terra non gira e che la Terra è piatta, infatti. E così continuano a portare avanti il loro lavoro nel mondo reale, ma non possono considerare le loro teorie, perché se vanno a sommare dentro queste teorie le cose si fermerebbero, non potrebbero lavorare e anche le persone morirebbero.